parte di questo spazio. Assolutamente sì. Che poi vedi, le due opere sembrano fatte proprio apposta per queste pareti, richiamano il blu perché è il tuo mare, è qualcosa che... I miei colori sicuramente della, di appartenenza. Sì, e si vede, sono riconosciuti da tutti, bellissimi tra l'altro. Monica Vitellaro nasce a Palermo e inizia il suo percorso in realtà in ambito artigianale. Sì. Poi invece ti apri alla pittura, all'arte, a qualcosa che va oltre e andando oltre in realtà tu. Sono arrivata, diciamo, penso a una mia una visione, comunque dico una mia un tuo inchioma, esatto. Una mia realtà che ho apprezzato perché comunque quello che realizzo a me soddisfa perché mi fa stare bene. Quindi ogni volta che realizzo un'opera mi emoziono. E questo è un bel, diciamolo, perché è quello che poi in realtà abbiamo visto. Sono incredula, certe volte dico, ma questo l'ho fatto io, sì. Questo è fantastico, perché emozionarsi e riuscire ad emozionare non è facile, sempre è facile ma non lo è. No. E invece abbiamo potuto notare che quando la gente si mette davanti alle tue opere, si emoziona, chiede, richiede. Questa è una cosa bellissima. Mi faceva piacere di raccontare di te che tu stai cominciando a farti conoscere nel panorama nazionale e hai fatto anche una tua personale che so essere andata particolarmente bene. Sì, una bella esperienza. Hai venduto dei pezzi. Ho venduto una bella esperienza, non pensavo, anche il contesto. Una grande emozione, un riscontro positivo, di apprezzamenti, di... Quindi un feedback positivo, sì, assolutamente. Sì, sì. Ci sono state delle persone che si sono emozionate e hanno deciso di circondarsi di bellezza, di circondarsi delle sue opere proprio nel loro quotidiano. La tua produzione artistica è caratterizzata da un'aura sognante, lo diciamo sempre, perché questo che circonda, quella che poi è la veduta ben definita che tutti noi possiamo riconoscere di un paesaggio marino, di un paesaggio urbano, lo possiamo vedere nei faraglioni di Scopello, lo possiamo vedere nell'opera Burano, ma anche nel mercato di Palermo, e anche su un modello. Cambia il soggetto, ma questo modo evanescente di trattare i contorni, di ovattare, di avvolgere tutto in un sogno, in un ricordo, in un paesaggio onirico, quindi che segna una linea di demarcazione molto labile tra quella che è il reale e quello che è il sogno, il ricordo. Sì. E viene riconosciuto. Queste quattro opere un po' ricordi d'infanzia, più altro perché non vedo, mi ricorda ovviamente la mia infanzia, i mercati che ci davo con i miei, i faraglioni da ragazza, Burano sono viaggi che ho fatto, quindi comunque dico, sono sempre legata a un passato positivo, sempre positivo. Bene, questo è meraviglioso, perché questa positività poi riesci a trasmetterla, quindi è una cosa... Però la malinconia comunque si intravede, perché quello che è passato e che è piaciuto, diciamo, lo viviamo con la malinconia sempre, secondo me. Però... anche un appiglio, ecco, per avere un buon ricordo e magari per nascere un sorriso. Attraverso l'uso di tecniche artistiche innovative e una ricerca imperturbabile, l'artista trasforma vedute familiari in visioni eteree e suggestive che invitano lo spettatore ad immergersi in mondi intimi e incantati. Il mondo intimo e incantato che è quello di Monica, che con grande altruismo e devo dire con perizia tecnica e magistrale uso dei colori riesce a condividere con gli altri ad arrivare anche ad ottimi risultati. Quindi tu sei un buon esempio, un ottimo esempio di artista che facendosi conoscere riesce ad arrivare anche a dei buoni risultati. Io ho iniziato a dipingere per me stessa, quindi comunque poi si sono seguite tante, diciamo, occasioni, poi ho valutato e quindi è andata sempre, diciamo così, avanti. Sempre meglio. Consapevolezza, diciamo, di quello che poteva essere. Ma la cosa più bella è questa, quando poi magari guardiamo indietro, dici, guarda cosa ho fatto, è avvenuto, è successo con spontaneità, senza...
basta essere accaniti sull'obiettivo. No, anzi. Cose... quando me ne stacco diciamo che è un... un dolore. Le tue creature. Un dolore, sì. Perché so che comunque non le rifaccio, assolutamente. Ne ho uguali, appunto non le rifarei. Ma per fortuna ogni pezzo è unico, questa è un'altra grande particolarità, che ogni tuo pezzo è unico, quindi è irripetibile. Monica, grazie infinite. Grazie a te, grazie a voi. Grazie di vivere veramente questa bella realtà, questa nuova realtà che ci offri. Continuiamo, sempre all'insegna dell'arte.